Cari amici, benvenuti al programma Cristiani Oggi. Con la nostra regia mobile siamo ancora una volta a Fiuggi per presentarvi le fasi principali del 41esimo incontro nazionale giovanile organizzato dalle Assemblee di Dio in Italia, Chiese Cristiane Evangeliche e dall'Istituto Biblico Italiano. 4 giorni molto intensi in cui migliaia di giovani si sono incontrati sotto il tendone del Palaterme di Fiuggi per studiare la parola del Signore. Il tema è stato siate pronti per evangelizzare, pronti a fare il bene, pronti a combattere, pronti al ritorno del Signore. Noi vogliamo presentarvi con questo programma in mezz'ora alcune fasi di questo incontro, una breve sintesi, e vi invitiamo a rimanere con noi. Vedremo un po' quello che è stato fatto, appunto gli studi della parola del Signore, della bella musica cristiana guidata dalla corale di Palmi e poi la predicazione della parola del Signore da parte del pastore Josef Dimitrov. Restate con noi, siamo certi che Dio ha qualcosa da dirvi anche tramite questo programma. Is coming from Voici bien sa propre axe stratégique. L'objectif de cette opération. Salvar.
tema di questo studio, il titolo è Pronti per evangelizzare. Essere pronti per il tempo che stiamo vivendo, perché se non conosci il tempo non sarai mai pronto. Noi dobbiamo vedere con gli occhi e con il cuore il tempo, perché quei quattro lebbrosi, c'è scritto, erano lì. La parola era domani a quest'ora alla porta di Samaria, e che quei quattro lebbrosi erano presso l'entrata della porta, erano lì, non parlavano solo di quelle cose, non ascoltavano, erano lì, conoscevano il tempo, vivevano quel tempo. Dobbiamo vedere, fratelli, l'oggi e il domani di coloro che non hanno né presente né futuro. Mi è stato dato questo tema, pronti per combattere. L'argomento della battaglia, ho pensato subito che non è un argomento piacevole. Quando parliamo di battaglia, combattimento, uno subito pensa coraggio, impegno, sacrificio, lotta. A che cosa la parola di Dio mi chiama a combattere? Bene, è molto semplice. Gli obiettivi da conseguire devono essere precisi. Prima di tutto, la conquista delle anime. Quindi la scrittura ci esorta non soltanto ad essere pronti in vista del ritorno del Signore, ma anche ad essere preparati, decisi a fare ogni opera buona. Questa spinta ci viene imitando il Signore. Carissimo, non imitare il male scritto, ma il bene. Chi fa il bene è da Dio, chi fa il male non ha visto Dio. Questa spinta ci viene anche nel considerare, mi permetto di dire, tutta la bontà del Signore. E più vado avanti, più leggo la Bibbia, non so voi fratelli, e più io capisco che il Signore che mi ha salvato si diletta nel fare bene a tutte le creature. Il titolo qui dice pronti per il ritorno di Cristo. Perché? Perché credenti alla promessa o nella promessa. Come credenti noi abbiamo fiducia nella parola del Signore. Crediamo all'impegno che Egli ha preso con noi. Gesù ha preso un impegno con noi, ha promesso che ci porterà nella sua gloria per l'eternità, alleluia. Ha promesso di salvare ogni cuore che si presenta a Lui. Io mi voglio presentare ogni giorno nella presenza del Signore. E la promessa che ha fatto è quella che la sua gloria la condividerà ancora con quanti gli saranno fedeli. Peccatore ancora,
perdono e guarigione vuole dare. E chi confida in lui riposo troverà. With me now to Matthew chapter 24. Andiamo al testo del nostro raduno, Matteo 24. Verse 37, verse 38 and verse 39. Dal verso 37, 38 e 39. The second coming of the Lord is presented as a fact. Dove il ritorno di Gesù viene presentato come un fatto inconfutabile. This is what Jesus says. Ecco cosa dice Gesù dal verso 37. For the coming of the Son of Man will be just like the days of Noah. Come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Do you see the verb that is used here? Guardate il verbo che viene utilizzato in questo verso. The coming of the Son of Man will be. Sarà la venuta del Figlio dell'uomo, sarà. It is not maybe or we'll see. No, forse andrà così, potrebbe darsi che e sarà. The coming of the Lord will be like in the days of Noah. Sarà in modo indicativo, sarà come ai giorni di Noè. For as in those days which were before the flood. Infatti come nei giorni prima del diluvio. They were eating and drinking. Si mangiava e si beveva. They were marrying and giving in marriage. Si prendeva moglie e si andava a marito. Until the day that Noah entered the ark. Fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca. And they did not understand until the flood came and took them all away. E la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti. And then he concludes again with the same phrase.
this. E poi conclude ancora una volta con la stessa frase. So shall the coming of the Son of Man be. Così avverrà alla venuta del Figlio dell'uomo. And then he gives two commands. E poi dà due comandamenti. Verse 42. Versetto 42. Therefore, due comandi. Therefore, watch out, for you don't know which day the Lord is coming. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Watch out, this is the first command. Questo è il primo comando, vegliate. And then the second command, verse 44. E poi verso 44, il secondo ordine. For this reason you be ready, for the Son of Man is coming in an hour when you don't think he will. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate il Figlio dell'uomo verrà. The coming of the Lord is a sure event. Il ritorno di Gesù, del Signore Gesù, è un evento sicuro. And then Jesus is finishing this prophecy by saying two commandments. E Gesù conclude la sua profezia con questi due ordini, which is the subject of this conference, che è il tema del nostro convegno. Watch out and be ready. Vegliate e siate pronti. And when Jesus gave us the commands to watch and to be ready. E quando Gesù ci ha dato il comando, vegliate, siate pronti. We speak about the progressive responsibility. Parleremo di responsabilità progressiva. Jesus gave these two explanatory commands. Gesù dà questi due ordini spiegando. And we have the ongoing responsibility to watch out. E a me e a te viene data la responsabilità progressiva di vegliare. Now, what did Jesus do? Cosa fece Gesù? I'm asking you the first question tonight. Vi faccio la prima domanda questa sera. Are you choosing what you're supposed to choose? Stai scegliendo nella tua vita quello che dovresti veramente scegliere? This is the first question. Questa è la prima domanda per cominciare stasera. And today we're speaking about the why of Jesus' commands. E questa sera stiamo parlando del perché nel comando di Gesù. Are you choosing today what you're supposed to choose? Sto parlando con te. Oggi tu stai scegliendo quello che dovresti veramente scegliere? Jesus links his coming with the days of Noah. Gesù collega i suoi comandamenti con i giorni di Noè. Jesus also linked these two commandments. He said, therefore, watch out and be ready with the days of Noah. Perciò, dice la parola di Dio, perciò, quindi questa parola di Gesù, questi due ordini di Gesù sono strettamente collegati ai giorni di Noè, come ai giorni di Noè. He said, as it was in the days of Noah. Come fu ai giorni di Noè. Look carefully at the facts. Guardate attentamente ai fatti che ci vengono descritti. The Apostle Peter describes Noah. Pietro, l'apostolo Pietro descrive Noè. In 2 Peter chapter 2 verse 5. Al capitolo 2 verso 5. He said that Noah was the preacher of righteousness. Parla di Noè come il predicatore di giustizia. Look carefully, he was the preacher of righteousness. Attenzione, viene definito Noè come il predicatore di giustizia. According to simple estimations, e secondo stime abbastanza conservatrici, it took him between 75 and 100 years to build the ark. Stime prudenziali ci dicono che ci vollero tra i 75 e i 100 anni per costruire l'arca. By his speech and by his deeds, Noah became the preacher of righteousness. E Noè con le sue parole, ancor più con le sue azioni, fu un predicatore di giustizia. So Noah had progressive responsibility. Noè sviluppò una responsabilità progressiva. Day after day, giorno dopo giorno dopo giorno. He was preaching the message and he was doing the work. E predicava e lavorava, predicava e lavorava. Noah had the ongoing progressive responsibility. Noè aveva imparato cosa significa avere una responsabilità progressiva. And the generation around him also had the progressive responsibility. Ma anche la generazione che stava intorno a lui aveva la stessa responsabilità progressiva. Because every day they were listening to the message. Perché ogni giorno sentivano quella parola. And every day they were seeing him with the others building the ark. E ogni giorno lo vedevano mentre costruiva l'arca. So they also had the progressive responsibility. Anche loro avevano questa responsabilità progressiva che andava aumentando. And unfortunately they failed.
ma vennero meno. Noah succeeded in his progressive responsibility. Noè ebbe buon successo nella sua responsabilità. And his generation failed. Ma la sua generazione venne meno. You know, the Bible comes here in this text with two categories of people. E la Bibbia ci parla di due categorie di persone. Those who are ready and those who are not ready. Quelli che sono pronti e quelli che non sono pronti. My dear friends, there is no middle category. Amici miei, fratelli, amati, non ci sono categorie che stanno nel mezzo. Only two categories Jesus speaks about. Gesù parla soltanto di due categorie di persone qui. Those who are ready and those who are not ready. Quelli che sono pronti e quelli che non sono pronti. What is the difference between those who are ready and those who are not ready? Che differenza c'è tra quelli che sono pronti e quelli che non sono pronti? Very simple. Semplice. To be ready, you have to be inside the ark. Per essere pronti bisogna essere dentro l'arca. If you are outside the ark, you're not ready. Se non sei dentro l'arca, se sei fuori, non sei pronto. You might be 10 centimeters away from the ark. Forse sei solo a 10 centimetri dall'arca. But you are outside. Ma ancora sei fuori dall'arca. You are not ready. Non sei pronto. You may have helped Noah to build the ark. Forse hai anche aiutato e stai aiutando Noè a costruire l'arca. You may have helped him. Forse lo aiuti. You may have very good opinion about this ark. Forse hai una buona opinione persino dell'arca e di come sta avvenendo. But if you are not inside the ark, ma se ancora non sei dentro l'arca, you are going to perish. Perirai. I love what Jesus says here. Quanto mi piace come parla Gesù. I want you to read this verse again. Leggiamolo ancora una volta insieme questo verso. He said in verse 39. Verso 39. And they did not understand until the flood came. E la gente non si accorse di nulla, dice un'altra versione, non capì nulla finché non venne il diluvio. And took them, look at the word all, and took them all away. Che portò via, ascoltate bene cosa dice, tutti, tutti. It doesn't matter how high education you might have. Non mi importa quanti titoli di studio c'hai. Whether you are a lawyer, a doctor, an engineer. Se sei un dottore, un ingegnere o cos'altro. It doesn't matter how simple you are. Non mi importa neppure se sei una persona semplice. Without any education. E forse non hai fatto le scuole. Jesus said the flood took them all away. Perché Gesù dice il diluvio portò via tutti. Educated and non-educated. Quelli con l'istruzione, quelli senza istruzione. All the rich and all the poor. Quelli che avevano i soldi e quelli che non ce l'avevano, i ricchi e i poveri. All of them away. Tutti via. The only thing that was counted that day. L'unica cosa che contava quel giorno. Was that you will be inside the ark. E se eri nell'arca o eri fuori. Only then you are ready. Solo allora sei pronto. You remember my question in the beginning? Ricordati la domanda che ti ho fatto all'inizio. Are you choosing what you're supposed to choose? Stai scegliendo quello che dovresti scegliere nella tua vita? Are you choosing to be inside the ark? Questa sera stai scegliendo di essere dentro l'arca? Or you are circling around the ark? O ci stai girando attorno all'arca? My dear friends, amici, there is a blessing when we choose the best. Il Signore benedice quando mettiamo Lui al primo posto e scegliamo il meglio innanzitutto. The Lord will bless your father. Il Signore benedirà tuo padre. The Lord will bless your mother. Benedirà tua madre. The Lord will bless il Signore your benedirà tuo fratello, tua sorella. The Lord will bless your brother. Sì, tuo fratello. The Lord will bless your children. Il Signore benedirà i tuoi figli. The Lord will bless your world. Il Signore benedirà il tuo mondo. If you put the Lord in his priority place. Il tuo lavoro, se metti il Signore innanzitutto al meglio delle tue scelte. There is no middle category. Fratelli, non ci sono categorie che stanno in mezzo. There is the ready and those who are not ready. O sei pronto o non sei pronto. I want to ask you the question that I asked you in the beginning. E io ti voglio rifare per l'ultima volta la domanda che vi ho fatto all'inizio. Are you choosing what you are supposed to choose? Stai scegliendo quello che devi scegliere. Are you choosing tonight the best? Stai scegliendo il meglio questa sera. This is how it will be in the days of the Son of Man. Così come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Watch out and be ready. Vegliate e siate pronti.
Are you choosing what you're supposed to choose? E tu questa sera che farai? Sceglierai quello che devi scegliere? Eccoci giunti alla fine di questo programma dedicato al 41esimo incontro nazionale giovanile delle Chiese Cristiane Evangeliche Assemblee di Dio in Italia e dell'Istituto Biblico Italiano. Abbiamo voluto proporvi questa sintesi di questo incontro e speriamo di essere riusciti in qualche modo a trasmettere lo spirito, a trasmettere il contenuto di questo incontro, il contenuto così forte sul tema siate pronti. Prima di concludere il programma vogliamo pregare il Signore brevemente. Vorrei chiedere al Signore proprio di applicare questa parola a ciascuno di voi, di noi, che abbiamo potuto riflettere su questo tema così importante. Signore Dio, Padre nostro Celeste, nel nome di Gesù, il tuo figliuolo, veniamo a te, ti ringraziamo di averci dato la possibilità di tenere questo incontro e anche di presentarlo ai nostri amici telespettatori. Ti prego di benedirli e di far sì che la tua parola possa rimanere nel loro cuore. In Cristo Gesù, benedetto in eterno. Amen. Bene, grazie ancora cari amici, Dio vi benedica, vi diamo appuntamento al prossimo numero di Cristiani Oggi. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Dio ti benedica e a presto. Di chi ti sei tutta? Dove cazzo?